E come sta, c'è un problema, non vedo un cazzo con questi occhiali. Tutto bene, Sus, stai tranquillo, almeno eviti tutti gli spoiler incredibili, perché dobbiamo vedere una cosa incredibile in questo episodio. Sì, Somesta, però non vedo niente. Ah, la vedi la gnagna, Sus? Ah, quella sempre, Somesta. E allora vediamo, vediamo la puntata, cosa vedremo oggi. Ed eccoci qui, con il vostro Sius, anzi facciamo un bel primissimo piano, Sius. Assurdo, vero Somestà? Oh, Dio, ed eccoci qui, incredibile! Tornati carichi come non mai, con una bellissima review pazzesca, assurda, che stiamo pre-registrando, incredibile. Salutiamo il camera, incredibile, e salutiamo Sius. E ho già salutato, però saluto di nuovo a tutti, ciao a tutti. E lo so, vi starete chiedendo dove è Mano. E Mano sta col cameraman, vero Mano? Ecco, vedi, sta aiutando il cameraman nei backstage incredibili, Deo. Quindi oggi Mano è dietro la camera incredibile con il cameraman, assurda, incredibile Mano. Adesso vi beccate la nostra introduzione pazzesca, che serve a noi anche per ricordarci le cose, se ci scordiamo le cose, mannaggia, vero Sus? Mannaggia. Appunto, tra l'altro oggi sta per diluviare e noi vogliamo uscire a fare una passeggiata. E non siamo potuti uscire perché piove, vero Sus? Cavolo. E niente, non siamo potuti uscire, mannaggia. Comunque, a livello cronologico incredibile, dovrebbe uscire prossimamente il video di Giorgione. Stiamo registrando questa review incredibile prima dell'uscita del video di Giorgione, che ci stiamo mettendo una vita a editarlo, perché è bello corposo. Il giorgioniano è un video sulla via di mezzo di Giorgione. È giorgioniano e il video ci mettiamo un po'. Quindi, insomma, tranquilli che per quando vedete questa review incredibile, il video sarà uscito. E speriamo andrà bene come tutti gli altri, perché ultimamente le visual stanno aumentando e quasi tutti i video stanno superando le 100 visual, vero Sus? Meno male, quindi ringraziamo tutti. E ovviamente noi questa cosa non la diciamo praticamente quasi mai, però potete iscrivervi, Sus, iscrivetevi al canale, e se vi fa mettete mi piace, e magari un commentino, che ne so, dicendo quanto è carino Sus. Beh, sì, Sus ha ragione, non lo diciamo quasi mai, non lo diciamo da mesi, però iscrivetevi al canale, questo non è un canale morente, anche se escono molti meno video di quanto vorremmo per colpa di questo cameraman, però, insomma, state tranquilli. Quindi tranquilli, siamo appena arrivati, tranquilli, quindi non è che vi iscrivete, ma poi è un canale morto, il cazzo, scusate la volgarità incredibile, però, insomma, fidatevi del vostro scheletro incredibile e di Sus e di tutti gli altri. Quindi se vi volete iscrivere a questo canale incredibile e ci volete dare una mano con un click incredibile, oltre ad aver visualizzato il video, noi siamo contenti. Poi se vi fa mettere mi piace, insomma, vi fa scrivere un commento incredibile dove diciamo quanto siamo belli incredibili, insomma è una cosa carina, insomma, se vi fa noi siamo contenti, e se non lo fate siamo contenti uguale. E ricordatevi che abbiamo anche una pagina Instagram incredibile, dove abbiamo molti più iscritti su Instagram che su YouTube, vero cameraman? Ecco pure il cameraman lo dice. E siamo quasi a 70 iscritti su Instagram, quindi se vi va di seguire anche la pagina Instagram, dove mettiamo fotine incredibili e un sacco di meme incredibili e facciamo le stories incredibili, seguiteci su Instagram, il link in descrizione, incredibile. Damn. Come avrete visto, incredibile, tra le altre cose, anche i video vecchi, finalmente, piano piano, stiamo aggiungendo i capitolini, perché noi purtroppo facciamo i video molto molto lunghi, e magari a voi vi interessa una parte, quindi noi stiamo cercando lentamente di mettere i capitoli a ogni video, quindi anche se andate nei video vecchi, mi pare che siamo arrivati... su sti ricordi. E mi pare che dobbiamo mettere i capitoli ai video dei Game Award, però il resto abbiamo fatto tutto, o quasi, insomma, quindi. Poi ci sono le playlist, insomma, mi raccomando, Cioè, ovvio, abbiamo anche le nostre playlist incredibili, con tutti i format incredibili, insomma, piano piano, come vedete, siamo un canale piccolo, ma operativo. E vi ricordiamo che noi giriamo in uno stage di merda. Anche Benito e Guglielmo registrano in condizioni pietose, sono pure lontani da noi. Cazzo, vero Sus? Nel Godoverse stavamo sempre insieme e qui siamo pure divisi. Pensa che carini, se camera numero 1 e il numero 2 collaborano, incredibile, assurdo. Damn. Comunque abbiamo in cantiere un progetto. Ora non vi diciamo niente. Vedrete questa estate incredibile, chi lo sa. Incredibile. E ora di partire con il video di oggi. Oggi vedremo altri due trailer incredibili per la categoria review incredibile, di cose che vorremmo giocare, vedere o fare cose incredibili e non riusciamo a fare niente. Sus. E i migliori, la gente guarda i trailer per poi fare le cose, invece noi li vediamo per poi non fare un cazzo. Incredibile.
E lo so, è un po' triste questa cosa. Infatti scendono le lacrimucce al vostro scheletro incredibile. E ballo perché sono triste. E vabbè, che dovete. Comunque incredibile. Oggi vedremo due cose molto simpatiche. Vai su su. Allora ragazzi belli, oggi vedremo due trailer incredibili. Vedremo il trailer di un gioco incredibile che si prospetta essere il nuovo MMORPG del secolo praticamente, con una grafica pazzesca. Soprattutto per quanto riguarda le signorine. Sus, calmati! Vabbè, scusate, uff, il vostro Sus deve commentare. Uff, che si chiama Chrono Odyssey. Damn. E ora lo guarderemo incredibile e poi vedremo il teaser di quello che è assurdo da dire, ma un film horror su la serie di Five Nights at Freddy, che forse conoscete, ci sono un sacco di giochi incredibili, anche quelli che sembrano usciti dal Godoverse, e li vediamo incredibile. Deo. Oggi su sono molto damn mood. E su questa non posso dire cose lewd, dico deum. Deum. Vabbè ragazzi, oggi su sei in modalità damn. Damn. Che dovete fare? Qui taglio incredibile, prepariamo il primo trailer. Eccoci qua, incredibile. Tra l'altro, piccola nota tecnica, forse questi sono i primi due trailer che facciamo la review, incredibile, la nostra reaction, incredibile. E sono appena usciti, infatti la gente ne parla ancora, quindi vedete come siamo bravi, incredibili. 3, 2, 1, vediamo Chrono Odyssey. Dura 4 minuti, vediamo. Eccoci qui. Ovviamente graficamente impressionante, già ve lo dico, insomma, dai primi frame. Questo trailer è preso proprio dalla loro pagina YouTube, incredibile, incredibile. Insomma, io ho paura di questo trailer. Perché Sus hai paura? E perché insomma, io spero che insomma non sia solo grafica e niente gameplay. Vabbè, no, Sus, dai, insomma, è un MMO incredibile. Vabbè, ovvio, non sappiamo ancora un cazzo di cui è solo bello per adesso. Ok, gameplay, attenzione. Ok. No, stavo per fare la battuta che non era morto il protagonista, infatti, appunto. Ah, ok, Chrono Odyssey, perché c'è roba temporalosa, incredibile. Perché puoi zawardare, incredibile. Incredibile. Oh, finalmente! Su scalmo! Mamma mia, su quando vede una bella... Oh, damn! Ho appena avuto l'illuminazione per quale sarà la... Ma questo è il barbaro? Guarda il chat che è il barbaro. Comunque, il vostro schi... Ho un'idea su quale sarà la classe del vostro Sus. Secondo me, Sus si fa una bella maghetta sexy. Mamma mia. Pure questa, pure la ladra con la balestra. Mamma mia, sono stato... Lecco tutto. Su scalmati. Monster Hunter. Ah, questi sono i combattimenti incredibili, però è figata. Il fuoco incredibile. Su questa, mamma mia, lecco tutto. È incredibile come io provo a dire incredibili delle cose di gameplay e su squadra solo la gnagna, come al solito, incredibile. Ma che figo. Damn! Guarda che cazzo di coso è questo? Un drago. No, non è un drago e poi Sabaku si arrabbia. Cioè, ha due gambe. No, è una viverna brutta. Una viverna spaziale. Cameron, perché ridi? Una viverna spaziale. Mamma mia, su, ma sta... Calmo, Sus. Yo, puoi bloccare il tempo. Cioè, proprio pure nei combattimenti. Yo. Vabbè, certo, è Chrono... puoi fare cose... Ma su questa parto! Cameron, stai attento. Comunque, quella era una bella gnagna, eh? Attenzione. Guarda che figata ste cose. Che poi la trama, noi non sappiamo niente della trama, eh? Non sappiamo. Cioè, avevamo visto due immagini, è la prima volta che vediamo sto coso, quindi. Poi c'è tipo una razza che governa il tempo? Boh, no, non lo so. Questo è tipo dungeon incredibile. Ok. Un coso. Come stai? L'ho già visto sto coso. No vabbè, Sus, non ti chiedo dove continui perché ho capito dove andare a parare. L'avevo visto su Rule 30. Sus, basta! Vabbè, figo però, dai. Deo. Tic, 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 tic. Ragazzi, tantissima roba, ora ne parliamo. Ok, parliamone. Mamma mia, mamma mia. Sus, basta!
Che palle, poi vorrei solo leccare. Uffi! Mannaggia, meno male che è arrivata l'estate così, Sus si calmano. E Uffi, come sta? Però Uffi, mannaggia la miseria. Vabbè, lasciamo perdere Sus, mannaggia. Sus, calmo. Che palle. Ma niente, ragazzi, scusate Sus. Comunque, Teo, lo so che probabilmente molti altri colleghi incredibili, tra l'altro è cambiata la luce perché sta per diluviare. Vabbè, lasciamo perdere. Sappiamo che molti altri colleghi incredibili, sicuramente con più esperienza di noi incredibile, avranno detto cose assurde su questo trailer. Noi diciamo la nostra onesta opinione incredibile. Allora, graficamente è impressionante. Dovrebbe uscire, non si sa se uscirà solo per PC. Penso per PC, non so se una console possa reggere sta roba qui. Il design dei nemici. Perché dai, il design dei nemici, quella specie di viverna spaziale incredibile, con quella testa strana. Quello era molto figo. Adesso, perché da sono cose già viste anche in altri videogames incredibili. Ad esempio, alcuni nemici a noi ci ricordavano quelli di Lords of the Fallen. Ti ricordi, Sus? Sì, il gioco era un po' una merda, però insomma, è vero, un po' li somiglia. E il design dei personaggi, belli tozzi, ignoranti, ci sta il barbaro incredibile dalle testate. Le signorine sono molto che ci ricordano tantissimo, come mannaggia, non mi ricordo, lo mettiamo in editing incredibile, ci ricordano le signorine incredibili che erano in due giochi, si chiamano uno Ion e l'altro che era Tera, lo mettiamo in editing incredibile, che hanno questo design molto, molto suadente, incredibile, molto snello, incredibile, e... niente, per carità, lo so, voi starete dicendo, ma ci avete mai giocato a Black Desert? Lo conosciamo Black Desert, ma non l'abbiamo mai giocato. Però sappiamo che è incredibile, ci sono tipo le classi assurde che fai cose incredibili, è molto famoso, quindi insomma, le sappiamo queste cose. E da quanto pare Black Desert è tanta roba a livello nel mondo MMO, incredibile. E quindi insomma, sarà tosto per questo gioco incredibile cercare di farci uno spazio assurdo. E bisognerà vedere come sarà il gameplay incredibile, c'è questa cosa del tempo, quindi il tempo avrà un ruolo importante nella trama. Puoi fare quelle combo incredibili che blocchi il tempo, fai ciu 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 ciu, e poi salti e torni indietro. Per carità, a noi ci piace, noi gli MMO ci sono sempre piaciuti, questo non so, non sappiamo se è MMO o un MMORPG, dovrebbe essere un MMORPG, lo mettiamo in incredibile. Non sappiamo niente di quando uscirà, probabilmente uscirà tra un anno, due anni, però una cosa la vorremmo fare, sostigliela. Sarebbe un nostro sogno, però su questo ci vorremmo fare una serie incredibile, cioè ragazzi, ci piacerebbe tantissimo fare dei gameplay su questa roba qui, mamma mia. E però giustamente noi non facciamo gameplay perché, insomma ragazzi, come facciamo a fare i campi? Non sappiamo neanche come si fa. Insomma, però ci piacerebbe fare una serie su questa roba qui. Comunque assurdo. E niente, le classi sembrano le classiche classi di standard. Insomma, guerriero, ci sarà l'assassino, mago. E non lo so, noi vorremmo dire altre cose positive, però abbiamo paura, non vorremmo che fosse un flop incredibile. Quindi siamo fiduciosi, ma consapevoli. E quindi niente, non sappiamo che altro dirvi, ragazzi. Che altro vi possiamo dire? Cioè, di gameplay, non so, c'erano cioè, ci sono dei mini scontri che sembrano gameplay veri, però abbiamo paura che molta di quella roba, come dire, sia pompata al massimo per rendere bene, capito? Non è un gameplay grezzo con grafica minore, quindi insomma, un po' siamo un po' confusi. Sus, che ne pensi? Dici un parere tuo. Allora, parlo agli sviluppatori direttamente di Chrono Odyssey. Per favore, il vostro Sus... con l'affetto e le sue non mani, fatelo bene sto gioco perché voglio leccare tutto. Ci scusiamo agli sviluppatori di Chrono Odyssey. E Sus comunque stava facendo dei complimenti incredibili, quindi insomma, Sus calmati per favore. E ho capito, sono questa mamma mia. E niente, comunque, questo è quanto. Quindi insomma, siamo positivi e speriamo che non sia un flop incredibile, perché insomma, c'è tanta carne al fuoco, però dobbiamo vedere, come dire, tastare questa cosa. Questo è un classico gioco che va tastato, il gioco va tastato, e capire come funziona. E niente, quindi taglio incredibile, passiamo a Five Nights at Freddy's. Ed eccoci qua, incredibile, adesso vedremo il trailer incredibile che dura solamente 47 secondi, questo dura veramente poco. Vediamo un po' com'è questo trailer incredibile. Non so se lo sapete, comunque questo qui è un altro incredibile film, dovrebbe essere fatto dalla Blumhouse, che insomma ne fa di film horror incredibile. E quindi finalmente il trend, a quanto pare, di fare incredibili film su videogiochi, a quanto pare, dopo Super Mario, Sonic, insomma, tutte queste cose, continua incredibile. E poi ne parliamo dopo. Comunque 3, 2, 1, vediamo questo trailer incredibile. Come stai? Non si allontani, che ho paura. Ah, Sus ha paura dei jumpscare incredibile. Povero Sus. Sì, lo so, a me, il vostro schedo fa sempre ridere questa cosa. Sì, vabbè, mettono un po' di ansia, insomma. Immaginiamoci, ci saranno un sacco di jumpscare incredibili, vero Sus? Insomma, io sono terrorizzato e orni. Attenzione, attenzione, attenzione. Una gamba incredibile. Un teaser incredibile.
Ah, vabbè, dai. Vabbè, niente, ragazzi, è un teaser veramente, dura veramente niente. Questo è proprio come dire, un assaggino incredibile. È proprio un assaggino, esce il 27 ottobre, quindi sicuramente usciranno incredibili altri trailer incredibili. E chissà se per il 27 ottobre il vostro schedo incredibile riuscirà ad andare a vedere questo film incredibile. Magari con Benito e Guglielmo. Secondo voi ci riusciremo? Scrivetelo nei commenti incredibili. Mancano un sacco di mesi e vedremo se questo sarà il nostro primo film che vedremo veramente. Chi lo sa? Speriamo che le cose cambieranno. Mannaggia la miseria, mannaggia. Troppi film ci siamo persi. Il vostro scheletro è un sad scheletro. Un sad wow. Su che ne pensi? Vai. Allora, insomma, visto che parliamone un attimo, perché il vostro sus vuole dire delle cose incredibili. Questo qui, film incredibile, prende appunto il franchise di Five Nights at Freddy, che sono questa serie di tantissimi, tantissimi giochi horror incredibili, basati appunto sullo jumpscare incredibile, tu vai in giro e devi sopravvivere a questi brutti cosi meccanici, però alcune quasi quasi, mamma mia. Sus, ti prego! Vabbè, sì. E quindi a quanto pare questo dovrebbe riprendere proprio il primo gioco di Five Nights at Freddy, che mi sa che su questa l'avevamo giocato, il primo, quello che tipo eri una guardia, su questa, se lo ricorda? Forse ci ricordiamo, mi sa che il primo l'abbiamo giocato, che era quello tipo che dovevi premere i pulsanti e stavi in una stanzetta all'improvviso e ti trovavi questi bastardi che ti facevano fare i jumpscare. Quindi ci aspettiamo una miriade di jumpscare. Quindi questo dovrebbe essere tipo il film sul primo incredibile, che hanno fatti veramente una marea di questi giochi, e soprattutto la lore, per quanto si possa dire lore, di questi giochi. E beh, c'è tanta roba. Avete presente Poppy Playtime, quell'altro giochino incredibile che ha esploso il web perché l'hanno portato tutti tranne noi ovviamente, e pure lì c'è un sacco di lore incredibile. Quindi ci fa piacere che i giochini horror con personaggi palesemente del Godoverse, maledetti infami, che però non siete in realtà del Godoverse, ma fate finta di venire dal Godoverse, ma maledetti, pagate i diritti, bastardi. Onesto, sus, molto onesto, sus. E vanno fortissimo, quindi anche noi però dovremmo avere successo, perché siamo bellissimi. Non mettiamo paura incredibile, mica no. Guarda quanto siamo carini, incredibili. Noi siamo personaggi incredibili, altro che questi brutti cosi. Comunque, vabbè, a parte questo. Quindi siamo speranzosi che la Blumhouse, che fa questo film incredibile, insomma, che ha un minimo di esperienza, possa fare un film simpatico. Ora, speriamo non siano solo jumpscare incredibili, tipo così, incredibili, però insomma che ci sia un po' di lore incredibile. Poi magari è il primo di... faranno un film per ogni gioco incredibile. Gli animatronics si sono visti un pochino, si è visto una gamba, si sono visti gli occhi rossi incredibili, e niente, siamo speranzosi, ecco, insomma, siamo speranzosi, però non si è anche... siamo positivi per questo training. Su, che ne pensi? Fai un commento costruttivo per i nostri followers. Allora, come dicevo nella visione di questo teaser incredibile, il vostro sus è quando si parla di Five Nights at Freddy, che è questa pizzeria incredibile, sono sia impaurito che orni. Ecco. In che senso sus sia impaurito che orni, scusami? Questi cosi mettono terrore al vostro sus, che ha un po' paura, mi ricordano un po' quel maledetto bruco cattivo, però anche orni, ecco. Ma cavolo, me ne hai capito? No, manco il cameraman. Sus, cosa intendi? Cameraman, clicca quel link là a destra. Oh, bravo cameraman. Ecco, era proprio questo il link che ti dicevo. Ecco, adesso guardate questa cosa qui e dite al vostro sus se non siete anche voi terrorizzati, ma orni. Ecco. Cameraman, sei pronto? 3, 2, 1, wow! Cameraman, pensi quello che penso io? Ok, non commenterò questa cosa incredibile. Mamma mia, sus, quindi intendevi questo con orni? Madonna, mi farei schiacciare da quelle cosce incredibili. Ma voi fatelo leccare. Mamma, mica questo dovrebbe mettervi paura? Ora comincio a capire sus che ne pensa. Ora ho capito. Quindi sus giustamente è orni, perché come fa a non essere orni per una cosa del genere? Io mi ricordavo che erano mostruosi sti cosi, non delle... No, non so che dire, assurdo. Sus, che ne pensi? Che ne penso, insomma, questa mamma mia. Altro che pizze, gli darei io le pizze al... No, dissociamento. Sus, mi stai facendo capire che tu per caso sei andato su certi siti, COF 34, a vedere queste cose incredibili? Sarebbe assurdo. Insomma, c'ho l'abbonamento direttamente, sus! Ok, mi sono preso una scuracciata da sua maestà, ma cazzo. Comunque non è finita, cameraman, clicca quell'altro link, c'è un'altra che voglio vedere. Scusate ragazzi per questa ultima parte del video un po' disorientante, però a quanto pare sus è da Lewd Champion e conosce tutte queste cose molto lewd, e quindi ci sta facendo vedere un sacco di cose il nostro sus incredibile. Sua maestà, ve ne faccio vedere un'altra molto sus. Vai cameraman, clicca il video. E beh, vediamo che dice, diamo retta a sus, dai.
alla faccia. Provate a dire che non è carina. Allora, per carità, il vostro scheletro non è che è molto... ma qui... Come sta, vorrei essere io con la caramella? Io non so che dire, non... È molto kawaii. Come si chiama, cameraman? Come si chiama su questa? Mamma mia, lecco pini... basta, cameraman, taglia. Uffi. Comunque, E niente, ringraziamo Sus per averci fatto vedere un mondo alternativo a quei cosi, agli animatronics brutti. C'è anche un mondo furry e lewd che Sus ci ha aiutato a conoscere grazie alla sua conoscenza da lewd champion, vero Sus? Insomma, io sono lewd champion e conosco un sacco di cose lewd. E niente, quindi spero vi sia piaciuta questa degustazione. Sapete dove trovarle queste cose? Vabbè, è incredibile. E niente, come al solito, questa reunion che doveva durare 10 minuti è durata 20 minuti. E io ballo perché sono arrabbiato. Allora, comunque, il vostro scheletro vi saluta. Sus vi saluta, incredibile. E salve a tutti. Cioè, cameraman, saluta, incredibile. E niente, noi vi salutiamo anche. Non sappiamo quando uscirà questa reunion, se dopo il video di Giorgione o prima. Nel dubbio, vi salutiamo e ci vediamo prossimamente, incredibile, con le nostre avventure incredibili. Alessandro il Bruco, preparati. Quindi, taglio incredibile e al prossimo video. Wow!